No, perché... individuato il sito dove fare le analisi, si mette il materiale, gli strumenti nella neve perché si assestino a livello di temperature, la strumentazione è molto compatta perché comunque in ambienti difficili di montagna la compattezza dei volumi e il poco peso ha un'importanza non trascurabile. Qui abbiamo un set dove ci sono i termometri per valutare le temperature interne del manto nevoso, che metto ad assestarsi all'interno della neve. Il mio lavoro nell'ambito di questa spedizione è quello del nivologo, e quindi valuto i vari aspetti inerenti alla neve, che è la materia prima, il cibo dei ghiacciai. I ghiacciai non sono fatti nient'altro che da neve che si trasforma in ghiaccio. Il mio lavoro sulle Alpi prevalentemente è improntato sulla stabilità del manto nevoso, quindi è un lavoro di previsione di stabilità finalizzato all'escursionismo, agli sciatori fuori pista. Qui invece è un lavoro prettamente improntato sulla glaciologia e quindi essenzialmente consiste nel valutare quanta neve si depone nell'arco di una stagione, cioè quanto materia prima arriva ad alimentare il ghiacciaio, le caratteristiche dei vari cristalli, la rapidità con cui la neve passa da stato nevoso a ghiaccio di ghiacciaio e tramite dei carotaggi, dei prelievi di campioni, determinare l'equivalente in acqua della deposizione nevosa annuale. Quindi valutare quanta materia prima arriva sul ghiacciaio.